Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di Io prima di te, sia il libro che ho letto a febbraio che il film, perché sono stata infatti all'anteprima italiana il 17 di agosto. Ho pensato che potesse essere una buona idea confrontare magari i miei pensieri riguardo al libro e il film che appunto ho visto. Ci tengo a precisare che questo video sarà spoiler free, quindi non ci saranno spoiler né sul libro né sul film. Ovviamente farò dei confronti su quello che è il contenuto a grandi linee, ma non spoilererò niente della storia. Innanzitutto, di che cosa parla questo libro per chi non lo conoscesse e non ne avesse mai sentito parlare? Io prima di te è un romanzo di Jojo Moyes che racconta la storia di una ragazza di 26 anni, Luisa, che vive un po' nel suo mondo, è una ragazza molto spensierata che non ha mai avuto grandi ambizioni, non si è mai spostata dal suo piccolo paesino e un giorno però si ritrova senza lavoro. Non ha qualifiche particolari o chissà quali capacità se non parlare a vanvera ed essere un po' sciocca e distratta, ma riesce comunque a trovare un nuovo impiego. Viene infatti assunta come assistente per un uomo tetraplegico che aveva tutto dalla vita prima di un incidente appunto e si comporta in maniera veramente scostante con tutti e sembra voler rendere la vita impossibile a Luisa. Questo libro è famoso soprattutto per la storia d'amore che nasce, si sviluppa pian piano nel corso della storia, ma non è questo il motivo per cui ho amato questo libro. Infatti la cosa che mi è piaciuta di più è il senso di vita che mi ha lasciato. Mi sono ritrovata moltissimo nei panni di Luisa, una ragazza che a 26 anni non ha praticamente niente in mano perché non ha mai studiato, non ha mai pensato di coltivare magari le sue passioni, approfondirle. Ha sempre vissuto un po' nel presente, senza spostarsi dal suo paesino, pensava di essere felice lì, non aveva ambizioni. E l'entrata di Will nella sua vita la cambia e la sconvolge completamente. Non diventa un'altra persona snaturandosi, ma secondo me riesce veramente a sbocciare, a diventare quella persona che era ma era assopita dentro di sé. Oltre a questo è decisamente una storia toccante e drammatica. Tocca tante tematiche molto importanti come può essere ad esempio quella della disabilità, di un ragazzo che non vuole vivere la sua vita in certe condizioni perché prima era abituato ad avere tutto. Si parla anche dei problemi familiari perché Luisa ha una famiglia in ristrettezze economiche, la sorella ha un figlio e vorrebbe andare al college, il padre non ha più un lavoro, quindi lei si ritrova costretta a lavorare presso un uomo che la detesta o sembra appunto detestarla solo per portare a casa appunto i soldi per aiutare la sua famiglia, quindi ci sono tanti problemi, per non parlare poi dei problemi invece che ha Will, la famiglia di Will che vuole a tutti i costi cercare di tirarlo su, di fargli apprezzare la vita che è adesso, e è una cosa che mi ha toccato veramente tanto. Un'altra cosa che mi è piaciuta tanto di questo libro è che Luisa è una ragazza un po' particolare, dei gusti stravaganti, soprattutto nel vestire, ma non cede mai alle critiche e ai giudizi degli altri, non è mai succube del giudizio della gente o della mentalità di paese, pur vivendo appunto in una realtà molto piccola. Continua per la sua strada e ad essere chi è. È una cosa che secondo me può dare speranza e coraggio alle persone che in un qualche modo sono diverse, soprattutto se vivono appunto in un paesino. Io lo posso sperimentare sulla mia pelle, vivendo in un paesino piccolo, essere diversi non è facile. Si è sempre sotto la lente di ingrandimento, appena uno ti vede magari sparla, girano un sacco di voci, è difficile poi magari farsi delle amicizie o anche semplicemente trovare lavoro, quindi è una cosa che secondo me può dare coraggio. Nonostante questo libro sia secondo me molto intenso, ricco anche di momenti un po' più divertenti per sdrammatizzare quelli che sono i temi principali del libro, appunto la disabilità, le difficoltà economiche, anche i problemi semplicemente familiari, le relazioni, si parla di vita, di morte. Questo libro è riuscito ad emozionarmi, a tenermi incollata alle pagine, però non è riuscito a commuovermi.
cosa che è successa con il film. Il film secondo me è molto fedele al libro perché racconta la storia così com'è. Ci sono ovviamente dei tagli, alcuni episodi non vengono riportati, ma secondo me la scelta fatta nel rappresentare una scena piuttosto che un'altra sono stati azzeccati, perché sono stati riportati gli avvenimenti più importanti, più significativi, in modo da farci conoscere meglio chi sono i personaggi, anche a un pubblico che non ha letto appunto il romanzo, ma allo stesso tempo riesce a commuovere ed emozionare tanto anche chi ha letto il libro. In generale era praticamente tutto come me lo immaginavo, nel senso che i personaggi erano veramente loro, non fisicamente, non esteticamente, parlo proprio della rappresentazione caratteriale, del modo in cui mi sono arrivati, erano proprio così come me li immaginavo mentre leggevo ed è stata una cosa bellissima. L'unico personaggio che mi ha un po' sorpresa, perché me l'aspettavo appunto diverso, è Patrick, il ragazzo di Luisa. Nel libro il personaggio che mi è piaciuto di meno, perché l'ho trovato veramente odioso, insensibile, molto superficiale e troppo concentrato su se stesso. Nel film è sì in questo modo, però è inserito in una cornice sempre molto ironica, lo prendono sempre tutti in giro e quindi smorza un pochettino quello che è il suo atteggiamento menefreghista e molto, molto egoista, insomma. In generale il film è riuscito a coinvolgermi emotivamente di più rispetto al libro. Non so per quale motivo, sarà l'avere davanti fisicamente delle persone che si parlano, che agiscono in un certo modo, le musiche che ho trovato veramente spettacolari, sono riuscite, questo mix è riuscito a risvegliare qualcosa in me da un certo punto fino alla fine. Ho pianto interrottamente, mi ha emozionato e coinvolto veramente tanto e tutta la sala era in lacrime veramente. Mentre con il libro questa cosa non è successa, nonostante sia stato intenso e comunque emotivamente forte, per il libro non mi sono commossa, non ho pianto. Il film invece è stato un disastro sotto questo punto di vista. Nonostante questo ci sono delle piccole cose che ho preferito maggiormente nel libro. Come vi dicevo prima, la cosa che mi è piaciuta di più nel libro è il senso di vita che traspare, cosa che secondo me si va un po' a perdere nella visione del film. Ci si concentra tantissimo sulla storia d'amore, molto di più forse rispetto al libro. E quindi va un po' a mancare questo senso di vita in generale. Un'altra cosa che mi è piaciuta poco è la famiglia di Will. Nel film viene rappresentata, non dico come una famiglia felice e unita, però abbastanza in questo senso. I suoi genitori, quando ci sono sempre assieme, discutono e parlano sempre assieme. Nel libro invece è una situazione totalmente diversa, è una famiglia veramente spezzata che è andata in frantumi dopo l'incidente del figlio, si trovano in disaccordo praticamente su tutto e si è veramente rotto qualche cosa fra di loro. Questa cosa nel film non si capisce, non si comprende ed è un peccato, perché oltre alle difficoltà di Will, di Luisa, ci sono dei problemi comunque che coinvolgono anche le rispettive famiglie. Nel film queste cose si indagano poco, insomma, non traspaiono, non vengono approfondite, ma leggermente accennate. Sono rimasta molto soddisfatta da questa trasposizione, perché è riuscita a raccontarmi la storia che ho letto, ad amplificare i miei sensi, le mie emozioni, e non ha cambiato praticamente nulla di quello che è il mio pensiero su questo libro. Certo, ci sono delle cose che appunto, come vi dicevo, ho apprezzato di più in una rispetto a un'altra. Il libro secondo me offre una visione sulla vita, ha una parte anche riflessiva più importante che nel film si va a perdere, per il semplice fatto che il libro magari ci metti più tempo a leggerlo, a indagarlo, ti puoi anche soffermare a pensare, mentre il film sono un paio di ore neanche, che ti scorrono veramente velocemente, c'è poco spazio per la riflessione. Se non avete mai letto questo libro, io ve lo consiglio e vi consiglio anche di guardare il film, perché a me personalmente è piaciuto veramente tantissimo. Inoltre sono stata all'anteprima con le calze ad Ape, che in tantissimi mi avete chiesto dove le acquistate, sono delle parigine che ho acquistato su AliExpress, quindi ci hanno messo un mesetto ad arrivare, infatti mi ero preparata con largo anticipo e è
stato bellissimo, anche perché sono stata all'ultima proiezione la sera e la gente che era in sala non aveva letto, penso, il libro, perché tutti mi guardavano in maniera veramente molto strana e sembravano non capire il motivo per cui avessi queste calze un po' bizzarre. Mentre è terminato il film, tutti erano lì a indicarmi: ah, le calze uguali a Luisa! E quindi ero tipo lì: ah, che bello! È stato sì all'inizio un po' imbarazzante, perché prima del cinema ho comunque fatto un giro nel centro commerciale dove c'è questo multisala, quindi c'era un sacco di gente che mi guardava male, cioè immaginatevi una ragazza con i capelli lilla, le calze ad ape, cioè che cosa è successo, però nonostante questo sono felice, è stato veramente bello poter rivivere la storia, vederla sul grande schermo, poi gli attori... Personalmente a me piacciono veramente tantissimo, ripeto che magari fisicamente non rispecchiano quello che mi immaginavo nel libro, però sono riusciti veramente a rendere alla perfezione i personaggi, veramente sono senza parole, se ci ripenso mi emoziono un po'. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto il libro, se avete visto il film in anteprima o andrete a vedere il film appena uscirà appunto in tutte le sale qua in Italia. Sono veramente molto curiosa di sapere anche la vostra opinione al riguardo. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!